Nel segno della solidarietà e della tutela ambientale, ha aperto a Termoli il primo centro del riuso, un progetto che permette il riutilizzo attivo di molti oggetti finora destinati ad essere trattati come veri e propri rifiuti. È stato inaugurato dall'amministrazione comunale il primo centro del riuso, che non è altro che uno spazio attrezzato dove chiunque può consegnare ciò che non serve più e che può essere utile agli altri, prolungando così la vita degli oggetti e ridurre la produzione di rifiuti. Intercettando i beni prima che entrino nel circuito della gestione dei rifiuti, essi vengono destinati ad una seconda vita con vantaggi per l'economia, per l'ambiente e per la solidarietà sociale. Per consegnare un bene al centro del riuso è necessario presentare la green card ed un documento di riconoscimento valido e sottoscrivere la modulistica di consegna. Il bene conferito deve essere in buono stato, pulito, correttamente funzionante e completo di tutti gli accessori necessari al funzionamento. Per ritirare un bene al centro del riuso è necessario presentare un documento di riconoscimento valido e sottoscrivere una modulistica di ritiro. Il bene non ritirato entro 90 giorni di giacenza può essere smaltito presso il centro di raccolta comunale. Questi gli articoli che si possono portare al centro del riuso: articoli ed accessori per l'infanzia, attrezzature sportive, giochi ed oggetti per lo svago, piccoli mobili ed elementi di arredo, oggettistica, suppellettili per la casa, pubblicazioni, stoviglie e casalinghe. Nasce con dei fondi europei destinati proprio al settore ambiente e a consentire appunto all'amministrazione di dare ulteriori servizi alla città e quindi del settore appunto dell'ambiente. E credo che sia un altro piccolo e importante significativo passo in avanti verso una città attenta all'ambiente, una città sostenibile, una città che comunque vuole diventare moderna e vuole offrire ai cittadini servizi sempre di maggiore appunto qualità in un settore importante appunto come quello dell'ambiente.